Dicevamo prima con Giampaolo, la Sampdoria ha dato l'impressione di aver battuto una squadra forte. Torino è una squadra forte. Cosa ha fatto la differenza? Gli episodi o forse una supremazia a centrocampo della Samp, secondo te? Ma io penso che è stata una partita intensa giocata a viso aperto, dove noi nel primo tempo abbiamo creato delle occasioni, abbiamo preso la traversa, ma non siamo stati fortunati. Secondo tempo abbiamo preso gol, loro si sono chiusi, noi abbiamo fatto la partita, ma quello che ci è mancato rispetto alle partite precedenti è che non abbiamo avuto cattiveria, rabbia per buttarla dentro. E questo mi dispiace. Comunque abbiamo fatto meglio rispetto delle ultime tre partite che abbiamo vinto. Il secondo gol è arrivato praticamente a partita finita. Penso comunque che se avessimo pareggiato non avremmo rubato nulla. Comunque abbiamo chiuso una striscia di 10 partite con 20 punti, che è una media da Champions. Firmerei per un'altra striscia così, anche in classifica non è cambiato nulla. Era un'occasione per raggiungere Napoli, Atalanta, Lazio, purtroppo non siamo riusciti, ma il campionato è ancora lungo, cioè adesso sicuramente ci dispiace perché fuori casa comunque non stiamo facendo, non parlo di oggi, ma in generale come prestazioni, come risultati, come stiamo facendo in casa, e questo dobbiamo migliorare dal punto di vista di convinzione, di cattiveria, di personalità, ma è una squadra giovane. Stiamo lavorando su quello, però oggi ci è mancato solo quello, perché penso che comunque abbiamo fatto abbastanza bene. Il nostro portiere non ha fatto una parata e abbiamo preso due gol, ma comunque Sampdoria è stata brava, ha vinto e basta. Si pensa alla prossima partita, ci abbiamo un'altra amichevole, vediamo di prepararla bene e di fare e giocare per vincere come abbiamo fatto sempre fino ad oggi. Ma se il solito gol su palla inattiva è un caso oppure in effetti ancora non ci Caso può siamo lì? essere una o due volte, ma non è un caso quando si prende, quando tanti gol abbiamo preso su palle native. Ci si lavora tutti i giorni, però facciamo sempre, prendiamo sti gol qua. Diciamo oggi che, diciamo, rispetto delle altre partite dove le altre squadre erano molto, fisicamente molto superiori di noi, sapevo che avremmo sofferto. Oggi pensavo di non soffrire su quella palla là. Poi l'abbiamo preso di nuovo. Bisogna lavorare. Volevo chiederle se proprio il discorso legato alla cattiveria sarà la chiave su cui lavorerà specificatamente in settimana, visto la prossima amichevole. Cattiveria ce l'hai dentro, poi ogni tanto magari lo puoi perdere perché ti accontenti, ma questo non deve succedere. Non penso, quando ci sono queste partite del genere, non penso che c'è bisogno di caricare ulteriormente il giocatore, anzi qualche volta è meglio anche abbassare la tensione. Però vediamo come stanno i ragazzi, poi come sempre prepariamo bene la partita e andiamo a giocarla a viso aperto, sapendo che Juve è la squadra più forte del campionato, ma se noi giochiamo da toro, come abbiamo fatto quasi sempre a casa nostra, sicuramente gli diamo filo da torcere. No, sicuramente non partiamo battuti, andiamo e giochiamo la nostra partita e poi vediamo quello che succede. Ciao Sinisa, volevo sapere innanzitutto il ritorno a Marassi, cosa se ti ha creato qualche emozione particolare, poi siccome comunque il tuo è sempre un parere molto pesante sulla Sampdoria, come l'hai vista? O cosa può fare secondo te la Sampdoria? No, però a me fa piacere, fa sempre piacere tornare a Genova, a Marassi, perché penso che questo
è casa mia, anche se magari qualcuno non lo pensa in questa maniera, ma come ho detto anche in precedenza, io ho coscienza pulita e come ho detto tante volte, uno salva il proprio debito, a me non mi piace aver debito, penso di averlo salvato e sono andato via perché volevo andare a allenare una squadra più forte. Mi dispiace per tutto quello che succedeva negli ultimi mesi di campionato, perché si parlava che io non avevo più testa e tutto, ma come ben se potete chiedere anche a Presidente Ferrero, io a marzo gli ho detto che io comunque andavo via e non avevo nessuna squadra e non ho parlato con nessuna squadra, al di là di tutto quello che c'è scritto sui giornali, che c'era scritto in Napoli, cose qua e là, non era nulla vero, tanto è vero che mi sono anche arrabbiato con quelli del Corriere della Sera per quella cosa là, Corriere dello Sport, e questo va, comunque hanno attaccato il mio professionismo e mi dispiace se qualcuno si è sentito come posso dire, come si dice adesso, tradito, sì, ma io non l'ho mai fatto e non farò mai queste cose del genere. Io finché sto in una società faccio tutto per quella società, poi una volta finito faccio le cose mie, quelle che io ritengo che sono positive per me e per la mia carriera. Invece questo. Qual era l'altra domanda? La Sampdoria, come ho detto, è un'ottima squadra con un ottimo allenatore. Quando si parlava a giugno, mi chiamai il presidente Ferrero chiedendomi la mia opinione, chi avrei preso io se ero a posto suo, gli ho detto subito il nome di Giampaolo. Perché lo stimo molto e perché so che quello come lavoro è una persona seria, un ottimo allenatore, sono contento per lui, sono contento per la Sampdoria. Cosa può fare? Non lo so, io non penso che può andare nella lotta dell'Europa, però in una salvezza tranquilla. Penso che questo era anche l'obiettivo della Sampdoria, non credo che gli obiettivi erano quelli di andare in Europa. Poi naturalmente ci provano e tutto, perché comunque potrebbero anche farcela. Non lo so, questo non voglio entrare nel merito. Comunque una bella squadra, allenata bene, sono contento. Salve mister, cerco di cercare un aspetto positivo. Qual è l'aspetto positivo verso il derby che può lasciare questa sconfitta? Un aumento di ferocia e quindi di realismo per domenica? E la seconda domanda connessa, per non arrivare all'ultimo secondo, lei si sente di rivolgere un appello, come ha già fatto bene in passato, alla tifoseria affinché domenica il Toro giochi in 12? Ma penso che tutti i ragazzi siano rimasti dispiaciuti per aver perso questa partita, perché tutti volevano vincerla. Penso che questo si è visto anche in campo, penso che questa rispetto alle ultime tre partite che abbiamo fatto è stata migliore, nonostante quelle tre precedenti abbiamo perso. E qua, come ho detto, ci è mancata la cattiveria e rabbia per buttarla dentro, che rispetto a altre volte quando abbiamo giocato l'abbiamo messo. Non penso di dover rivolgere ai tifosi appello di essere il nostro dodicesimo uomo, perché lo faranno senz'altro, come tra l'altro senz'altro faremo anche noi in campo, che faremo e daremo tutto, ecco, però non c'è bisogno di caricare ulteriormente ambiente, perché come ho detto, per quanto riguarda i miei giocatori, se c'è bisogno di essere caricati prima di un derby devono cambiare mestiere, non devono far calciatori. E d'altra parte spero che sarà un bel derby, diciamo, da noi, che diamo esempio anche come comportamento, ma spero e sono sicuro che sarà anche un bel derby sui spalti, ecco, senza nessun incidente, niente, ma un derby come si deve, come meritano queste due società, come meritano queste due squadre, sperando che in campo sarà anche spettacolo e sperando che non vinca il migliore, ecco. Ma non lo so, questo non c'è una regola.
Il lavoro di un allenatore non è che tu fai una volta e poi lo fai sempre. Devi vedere come sta la tua squadra, come stanno i ragazzi, come si allenano, se sono troppo tesi o meno tesi. C'è tutta una valutazione che si farà durante la settimana, poi a fine si decide cosa è meglio fare per non arrivare né troppo scarichi, ma neanche troppo scarichi nel derby. Arrivare giusti, come si deve, cercando di dare il massimo.